Un robot spazzino che pulisce le strade, un altro che fa la raccolta dei rifiuti, un progetto europeo sperimentato in Svezia. Da Berlino il corrispondente Marco Varvello. Arrivano gli spazzini tecnologici, due robot messi su strada a Örebro, città svedese da 100.000 abitanti, dove gli ingegneri della locale università hanno presentato il Dust Cart e il Dust Clean, due simpatici automi dotati di ruote e spazzoloni con compiti molto diversi. Il Dust Cart è specializzato nel ritiro porta a porta dei sacchetti di rifiuti, prototipi sviluppati nell'ambito del progetto europeo Dust Boat, a cui collabora anche l'Italia con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si manda insomma un messaggio alla centrale della nettezza urbana e a casa arriva il robot. Si seleziona il tipo di rifiuto, si apre il vano per il sacchetto, il robot lo chiude e lo porta ad un punto di raccolta nelle vicinanze. Ancora più stupefacente il Dust Clean, che pulisce appunto le strade da solo. Si muove guidato da sensori posti agli incroci principali, spazza, rileva i dati atmosferici, segnalando eventuali problemi di inquinamento. In case something very unexpected happens. L'intervento umano è limitato al controllo dalla centrale in caso di incidenti o vandalismo. Per il resto sono assolutamente autonomi, dice Hakim Lilienthal, capo progetto. Sulle strade piatte in Svezia funzionano benissimo. Chissà se lo stesso riuscirebbero a fare negli accidentati centri storici italiani.